Yugi a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Settimana scorsa in live ho aperto una cosa come 12 box di Darkwing Blast e diciamo nel concreto non è andata benissimo, soprattutto perché poi i Bestial e l'Ubellion li ho venduti pre-ICS. Diciamo che sull'Ubellion ci ho perso una cosa come 5 euro. Il problema sono i Bestial che rispetto ad oggi l'ho venduti alla metà. Adesso non è per dire, ma come facevamo a capire che una carta che stava a 2 euro e che era salita a 8 salisse post evento a 20, nel senso già il suo hype l'aveva avuto. E no, invece non bastava farla fare 8 euro. Fortuna che li ho venduti a 10. Ovviamente sto parlando nello specifico di Magnamut. Non voglio pensare anche a Sairon e Druidswarm, perché quelli sono altri soldi che ho perso. Detto questo, oggi mi do un'ultima possibilità, poi lascerò per sempre da parte questo set e passerò oltre. Però voglio vedere se riesco a salvare il salvabile e riuscire ad accumulare abbastanza da coprire le spese dell'ultima opening. Ma prima di tutto vi ricordo che se volete supportare questo canale vi basta mettere mi piace e iscrivervi. Poi, ovviamente, se siete molto affezionati a me, qua sotto in descrizione c'è il link di Twitch. Potete seguirmi e se siete anche, cazzo, veramente interessati a quello che porto, anche subarvi. Ma prima di tutto vi voglio ricordare che questa opening è sponsorizzata da Magic Corner e se volete acquistare questa espansione o le prossime a venire, soprattutto Mavens, così ve la butto lì, potete trovare tutto sul loro sito che sta qua sotto in descrizione. Poi, per quello che non è in offerta, c'è il mio codice sconto 2022 cappello per ottenere un 10% di sconto. Inoltre, se volete convertire le vostre carte Yugi, Magic e Pokémon in denaro suonante, vi lascio qua sotto in descrizione Instagram. Mandatemi le foto di quello che avete e nel caso se ne può parlare. Detto questo, andiamo a questa cazzo di opening. Allora, io su questo set ho già dato l'anima. Non vorrei dare un'escandescenza pure sto giro, soprattutto perché Luca ha già sbustato il suo e non ha trovato niente. Quindi confido che qua dentro ci sia una bellissima prisma che possa ribaltare la situazione. Poi, se ci metti anche Magnemut, Lubellion e Fenrir, sarebbe una cosa incredibile. Soprattutto perché sono di rarità differenti, quindi è possibile. E sarebbe il box della vita. Dai, vediamo. Allora, andiamo con il primo. E vediamo se riesco a sculare. Abbiamo carta ninja, carta Mazzones, carta ninja, Scareclaw e supportino Blackwing. Allora, diciamo che come prima carta non va bene, perché tra le super c'è roba buona e vorrei quella, non questa. Allora, secondo box abbiamo carta Kash Trela, che poi, nel senso, se mi dai anche Unicorn tra le ultra non sarebbe male. Porca troia! Ecco, ci siamo giocati la prima Secret. Che miseria. Ne ho già tre da vendere, cavolo. Perché mi dà. Cioè, adesso, per farmela pagare, mi fanno uscire anche il Synchro Goti. Secret, poi. Spero che questo sia un modo per dirmi: guarda, ok, la Secret te l'abbiamo data subito. Adesso tiraci fuori la Starlight. Allora, Treno, Celestial, Bayrock, supporta Mazzones e supporto Blackwing. Dai, dai, dai. Ci sono le super buone. Dammi quelle. Dammi Magnemut, cazzo. Meno così. Salvo questa cavolo di opening. Però, nel senso, mi servirebbe anche Fenrir. Allora, diciamo che va bene, ok. Come secret la possibilità di beccare l'Ubellion si riduce. Però Fenrir è ultra. E le ultra sono tante qua dentro. Allora, Silent Wolf, Decisive Battle, carta fusione a Mazzones. Mamma mia. Ok. Diciamo che sto salvando l'opening dei case così. A Mazzones, Tier Lament, Hanshi e carta Goti. Dai, adesso
Adesso se esce Rebellion, ragazzi. Ma ne parliamo. Se esce Rebellion sono illegale. Se esce la Starlight, mamma mia. Camellia, Prediction, Sky Ninja, Star Aligne. Vabbè. Tanto ormai penso che le ultra buone me le so giocate tutte. L'unica cosa che ci può essere di decente è Unicorn. Il secondo Fenrir, ma non ci credo neanche se lo vedo. Allora, Tilting, Decisive Battle, Amazoness, Yorishiro e Branded Dragaened. Mamma mia. So emozionatissimo, sono carico a stecca, porca troia. Questa dovevo aprirlo in live, ma... Mamma mia, mamma mia. No, ragazzi, dovevo aprirlo in live, ma... Cazzo, la connessione non funziona mai quando devi fare robe fighe. E quindi toccava aprirlo in qualche modo. Perché oggi mi girava un po' male. E quindi, che fai? Non ci fai un bel video? E a sto giro. Niente. E a sto giro devo dire di aver aperto il box giusto. Allora. Andiamo col prossimo. Abbiamo Amazoness. Hanshin, Ninjitsu Art, Pet e Branded Beast. Vabbè, ci facciamo un poco. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Allora, Prediction, Amazoness War, Augusta, Silver e supporto Blackwing. Vabbè. Allora, teoricamente abbiamo un'altra due Ultra e una Secret. Quindi potrebbe veramente uscire tutto. Entrainment e forse la Starlet. Zonda, Decleino. Vabbè. Tanto era palese che le ultra di merda sarebbero dovute uscire. Di sto schifo ce ne avrò almeno boh, 10 copie. 10 carte che potevano essere Fenrir. Abbiamo Apparatus, Pet Leader, Ogre, Puffin e Branded Dragaened. Che palle, ma dammi qualche bestiale in più. Me ne hai dato uno. Tirami fuori il secondo, porca troia. Mamma mia, quanto amo Magic Corner, cazzo, mi manda sempre i box incredibili. Allora, con questo abbiamo aperto la prima colonna. Abbiamo Zonda, Princess, Augusta, Yorishiro e Rex. Sono molto più spensierato adesso. Non sento il peso di sbusta roba buona. Però... Allora, Wallow. Però, nel senso, abbiamo ancora una ultra e una secret da tirare fuori e una possibile Starlight. Nel senso, diciamo che sarebbe interessante tirarla fuori, eh. Cioè, una Starlight sarebbe incredibile. Almeno così la metto in collezione, bella lì, non me la tocca nessuno. Allora, abbiamo Ninjitsu Art, Dancing Leaf, Tobari, Pet Leader, Freki e Seiron, che è quello che penso costa di meno. Sì, confermo. Sì, confermo, sta tipo a 50 centesimi. Allora. Castrilla, Silent Wolf. Mamma mia, grazie a Dio, non è il secret. Abbiamo 4 pacchi. Dai, un'altra secret buona. Dai, Lubellion sarebbe un sogno. Dai, tirami fuori. Mamma mia, ogni pacco è un'agonia. Se me esce Lubellion, mamma mia. Volo da qua. Cioè, mi hai buttato direttamente fuori dalla finestra. E anche, no, la Starlight è Lubellion. Mamma mia, la roba Blackwing ancora, nel 2022. Kurami a sto mazzo gli ha fatto più supporti che a qualsiasi roba in circolazione. Più supporti che a Blue Eyes, è incredibile. Abbiamo Yoshiro, Amazoness, Tilting, Bayrock. Ragazzi, cosa vi avevo detto? Questo usciva. Era palesissimo. Ve l'ho detto appena uscita la prima secret. Adesso ultimo pack. Che ovviamente qua non dovrebbe esserci niente. Diciamo se mi esce un Lubellion. Sì, un Lubellion. Un Magnemut sarei contento.
Infatti, non c'è assolutamente niente. Vabbè, diciamo Fenrir ha salvato l'opening. Il pratico. Tanto come Secret, raga, di che stiamo a parlare? È una presa per il culo e era palesissimo che lo sbustassi io. Che poi ho beccato sia lui che quello ultra, quindi grazie a Dio Fenrir è ultra. Detto questo, ragazzi, posso finalmente concludere questo enorme viaggio dentro Darkwing Blast e pensare a mamma adesso, fondamentalmente. Ringrazio nuovamente Magic Corner per mandarmi almeno il box con la roba buona dentro, grazie. Se ci fosse stato anche Lubellion sarebbe stato ancora meglio, però, nel senso, non mi lamento, va benissimo, continuiamo così, perché almeno raccimolo qualcosa. Detto questo, ragazzi, state mesi e noi ci vediamo quando me va. Ultimamente tutti i giorni, ma non lo so. Facciamo che quando me va, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!